verso l'Europea ad Agrigento al Cineastor Convention elettorale per Saverio Romano, candidato nella lista di Forza Italia. I siciliani, seppur attratti delle chimere della Lega e dei 5 Stelle, soprattutto quando si è nelle piazze, poi almeno per la parte dei moderati, quando sono andati alle urne, hanno con molta oculatezza scelto il candidato che secondo loro potesse dare più garanzie non solo di governabilità ma anche di serenità di rapporti, di moderazione. E questo quello che è successo a Gela, quello che è successo a Bagheria, quello che è successo a Monreale. C'è ancora una realtà che si è vista anche dalle urne dei 5 Stelle, che soprattutto nel ballottaggio, che è un voto emozionale, riescono a suscitare l'emozione e forse anche a cogliere l'elemento di protesta e forse anche di novità dell'elettorato, e quindi riescono a vincere in due piazze importanti che sono Caltanissetta e Castelvetrano. Credo che complessivamente il voto però abbia dato un grande incoraggiamento alla capacità dei moderati di mettersi insieme per presentare un progetto di governo credibile delle città. È la politica che sta cambiando, non soltanto Forza Italia. Sta cambiando la Lega, cambiano i 5 Stelle, cambiano i moderati, cambia Forza Italia. Ci si adegua a quelle che sono le condizioni politiche della stagione che stiamo vivendo e soprattutto nella ricerca dei rapporti con gli alleati si tenta di trovare dei riferimenti che siano testimoni delle cose in cui si credono, dei valori che si vogliono difendere, delle realtà che si ha bisogno di custodire perché diventino e restino patrimonio della politica italiana. È chiaro che non essendoci più i partiti tradizionali, ma essendoci partiti nuovi, anche quelli che una volta militavano in alcuni partiti adesso tentano di capire con quale rapporto di alleanza si possa costruire il futuro. E questo è quello che sta succedendo oggi nel Paese, basta guardare anche alcune amministrazioni siciliane dove si è andato in maggioranza tra i moderati e il PD. Io mi auguro che questo nuovo Parlamento abbia la forza e la capacità di spingere ulteriormente verso non soltanto un'Unione Europea, ma verso un'Europa vera, che sia un paese che abbia nuove competenze, soprattutto in politica estera, soprattutto nella difesa, perché soprattutto nell'economia. Solo se riusciremo a raggiungere questi nuovi traguardi con una nuova Europa, riusciremo ad essere competitivi con gli altri paesi e ad affermare la nostra posizione. Basta vedere cosa sta succedendo oggi in Libia, dove non c'è una politica comune, dove i vari stati prendendo posizioni e facendo mosse diverse stanno creando una grande difficoltà che finirà per far pagare un prezzo all'Europa sicuramente, ma soprattutto all'Italia. C'è voglia di partecipazione perché vogliamo fermare questa ventata populista e sovranista nel nostro paese. I nostri concittadini ad Agrigento rispondono all'appello per un'Europa che sia veramente unita, un modello di società che sia integrata e solidale. Questo è quello che vuole un democristiano 3.0. C'è voglia di moderazione? Molta, molta, e si vede dalla partecipazione. Forza Italia è l'unico partito popolare in Italia che è collegato al Partito Popolare Europeo. Non siamo tutti europeisti, c'è chi ha candidati nelle proprie liste che dice di voler uscire dall'euro e dall'Europa. Forza Italia vuole restare in Europa per cambiarla, per renderla migliore. Per quanto mi riguarda, io posso soltanto dire che la mia candidatura rappresenta un mondo che oggi è vivo e vitale e qui è ben rappresentato.